Si affrontano le due squadre probabilmente più in forma del girone della Centurion League per quanto riguarda la Summer Edition. Stiamo parlando di Dis Prima Porta e Bandoleros, che insieme al Santa Cruz formano un trio micidiale per le squadre che militano all'interno del girone A della, appunto, categoria estiva. Subito un Bandoleros pericoloso, ancora ci riprova sul calcio di punizione con la palla che sfila alla sinistra del palo più lontano. Occhio al Dis adesso, pallone giocato centralmente, il diagonale sinistro e arriva la marcatura di Marziali. Mi sembra che il tocco del numero 9 della squadra in maglia gialla sia arrivato con il pallone che ancora non aveva varcato la linea di porta. Sempre il numero 9 tira e la palla che si stampa sulla traversa, sulla respinta, prova di nuovo a coordinarsi senza trovare fortuna, però contropiede adesso il Bandoleros con la palla giocata sul secondo palo, si accentra bene, arriva il gol dell'uno pari e riesce subito a riequilibrare il risultato il numero 91 Mattia Tricco per il Bandoleros. Sempre Bandoleros con Cricco con la palla tra i piedi, svistata verso sinistra, prova a calciare, c'è stata deviazione, Vulcano dalla distanza trova l'angolo giusto, la deviazione però del numero 13 del Dis Prima Porta, messo completamente fuori causa Pellerini. Attenzione alla possibilità per il Dis Prima Porta ed ecco il gol, si fa perdonare l'autorete Andrea Sugoni che aveva sporcato la conclusione da parte di Vulcano portando al gol del vantaggio del Bandoleros. È lui stesso adesso a ripristinare la parità in campo. Ed inizia adesso il secondo tempo, un giro palla da parte del Dis. Pallone giocato sul secondo palo, ributtato verso il centro dove c'è Marziale ad agganciare la girata, il portiere che si salva con il tacco praticamente, la palla che gli era quasi passata in mezzo alle gambe. Bello il tocco a liberare la conclusione del compagno, bloccata sul primo palo. E arriva adesso il triplice fischio dopo questo ultimo intervento a centrocampo. Il direttore di gara va a fischiare per tre volte. Entrambe le squadre si dovranno accontentare in questo martedì sera di un punto a testa. Al termine dei 50 minuti di gioco più recupero, Bandoleros e Dis Prima Porta si fermano sul 2-2.